CS Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti ecosostenibili. iCure Total Look Uomo e Donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti, e San Giustino, località Dogana. Mondottica nasce nel 1996, con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela con prodotti di ultima generazione, occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole, ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica. Scopri come vedere il mondo. Il Montone batte 2-0 la Vis Nuova Alba al Pier Giorgio Reali grazie alle reti di Ubaldi e Manuali. Agli ospiti non basta una buona prestazione per evitare la quarta sconfitta stagionale. Un Montone poco brillante ma bravo a sfruttare gli episodi ottiene invece il quarto successo in campionato e si porta al sesto posto della classifica. A partire meglio è la Vis Nuova Alba che al decimo sfiora il gol con questa bella conclusione di Scappini. Bravo Pastore a deviare la sfera in corner. Al minuto 19 il Montone passa in vantaggio, calcio d'angolo dalla sinistra di Dellarina e stacco vincente di Ubaldi che infila la palla all'angolino. Aluni non può nulla e i padroni di casa si portano sull'1-0. Al 22esimo iniziativa di Scarzelli che dalla destra si accentra e calcia a lato col mancino, dall'altra parte ci prova Bagnetti con Pastore che non si fa sorprendere. Sul finire di primo tempo è Carnevali ad avere una buona palla per il raddoppio, ma il 6 locale non riesce a trovare la torsione giusta e la Vis si salva. Si va quindi all'intervallo con il Montone avanti 1-0 sulla Vis Nuova Alba. Ad inizio ripresa Pastore rischia di combinare la frittata sulla conclusione di Fanini, ma poi riesce a rimediare. Dall'altra parte Dellarina prova a scuotere i suoi e al minuto 67 si mette in proprio, ma poi non c'entra lo specchio della porta. Gli ospiti insistono e si rendono pericolosi in due circostanze ravvicinate, prima al 71esimo con il mancino di Binaglia che finisce sul fondo, poi al 73esimo con la conclusione strozzata di Bagnetti che si perde a lato. E allora il Montone ne approfitta e piazza il colpo del KO al minuto 81. Conclusione di De Benedictis respinta da Alunni, sul pallone si avventa Manuali che da pochi passi non sbaglia e mette dentro il gol del 2-0. Non succede più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro Nicolin di Gubbio. Finisce così al Pier Giorgio Reali, Montone 2, Vis Nuova Alba 0. Prestazione non brillantissima, Lorenzo, però quello che conta sono i tre punti. Sì, non abbiamo sicuramente fatto la migliore partita, però è stato anche merito dell'avversario che comunque ci ha pressato tanto durante tutta la partita, hanno messo tanta intensità, però siamo stati bravi a lottare pallone su pallone e sbloccarla soprattutto in una pallina attiva. E poi abbiamo comunque mantenuto il risultato, poi andando a concludere con il secondo gol, che ci ha dato comunque un po' di tranquillità per arrivare fino alla fine. Bravi a sfruttare quegli episodi che alla fine poi l'hanno decisa la gara. Sì, nelle altre partite magari eravamo stati un po' penalizzati proprio dagli episodi e una volta tanto ha girato un po', abbiamo avuto quelle poche occasioni, le abbiamo sfruttate al meglio e quindi è un'inversione di rotta importante. Marco Orsini, una buona prestazione, una Vis Alba volenterosa, però è mancato il gol, è mancata la conclusione. Sì, ma sarà la quarta intervista che vengo qui e mi dite buona prestazione, buona partita e poi dopo raccogliamo poco o niente. Quindi è evidente che queste buone prestazioni poi non sono così buone perché di qui conta fare i risultati. Il resto purtroppo poi porta via il vento. Quindi noi facciamo buone partite, siamo partiti meglio di loro, abbiamo creato occasioni, le abbiamo sfruttate, sono venuti giù, hanno battuto due calci d'angolo, sul primo ci hanno creato un problema, sul secondo ci hanno fatto gol. Poi abbiamo fatto ancora partita, ma purtroppo non la mettiamo dentro, su una ripartenza hanno trovato il secondo. E quindi il commento è semplice, loro hanno fatto gol e noi no, e le perdi 2-0.